Ciao a tutti, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo della Canon EOS 6D. Perché parliamo di questa camera che non è certamente più... non è recentemente uscita? Ne parliamo perché questo speciale usato vuole mettere il fuoco su alcuni obiettivi, ma anche e soprattutto su alcuni corpi camera che magari appena usciti avevano un prezzo che non era abbordabile da parte di tutti, ma oggi sul mercato dell'usato, ovviamente livellandosi anche rispetto ad altri modelli, diventano appetibili. Infatti ho portato con me davanti due fotocamere, la 5D Mark II, che comunque, a dispetto di tutto, io continuo a tenere, pensate, come terzo o quarto corpo, insomma, quello che è, perché è un carro armato. E la 6D, ovvero, vale la pena comprare l'una o l'altra, e non ce l'ho qui, ma la mettiamo idealmente, la 5D Mark III. Infatti la 6D si colloca proprio nel mezzo fra queste due fotocamere. In realtà sarebbe molto più vicina come ispirazione alla 5D Mark III, però attualmente sul mercato la Mark III è ancora un pochettino più costosa di questa. Allora, procediamo con ordine. Innanzitutto la camera, questa fotocamera. Quando uscì la 6D non fu accolta molto bene dal pubblico, o perlomeno lasciò tutti un po' freddi, perché in effetti è stato un tentativo di Canon di posizionare una fotocamera full frame che potesse essere non al prezzo delle professionali che c'erano allora. Stava uscendo, era il 2012, stava uscendo la 5D Mark II, c'era già la 5D Mark III, non a quel prezzo che mi ricordo, se non sbaglio, stava attorno poco sopra i 3.000, anzi anche qualcosa di più, sopra i 3.000 euro, con questa che invece costava decisamente meno, però avendo le prestazioni. Non era la prima volta che Canon cercava di offrire in un modello un pochettino più economico, quindi più vicino alle tasche dei fotografi, un modello con le prestazioni di una fotocamera decisamente pro. Mi ricordo, lo stesso avvenne con la serie 5D rispetto alla 1DS. Beh, riportiamo un pochettino l'attenzione su questi due modelli, perché la 6D, come vi dicevo, non è stata accolta così tanto, perché da una parte questo 6, che è maggiore del 5, faceva presumere qualcosa di innovativo, che si spingesse oltre, e invece così non era. I pixel erano quelli, non i 21 della Mark II, ma neanche quelli della Mark III, un sensore che poteva sembrare all'inizio essere votato un pochettino di più alla ripresa video, ma che poi invece denunciò dei limiti, non per qualità, ma per volontà proprio dei tecnici Canon, che la castrarono, passatemi questo termine, proprio per cercare di continuare ad avere il pubblico pro che si orientava verso la 5D Mark III, e avvicinare coloro che magari venivano da una APS-C o che avevano appena lasciato la 5D, cercare di catturarli con questa macchina. In effetti questa macchina è molto bella e fa veramente il suo lavoro. Oggi, come vi dicevo, la troviamo sul mercato dell'usato posizionata fra la Mark II e la Mark III. Certamente, diciamolo subito, la Mark III è superiore, nel senso che è più completa come fotocamera. Per esempio il fatto di avere l'HDR nel RAW, che qui invece hanno scelto di mantenere solo nel JPEG, di avere un flusso di lavoro e quindi un processore all'interno che è superiore da un certo punto di vista, e fornisce delle prestazioni che sono molto più vicine al mondo professionale. Ma questo non significa che questa non sia professionale, anzi, a vedere i JPEG che fornisce la camera sono altrettanto validi, altrettanto belli rispetto a quelli della 5D. Ci sono delle differenze. Per esempio, una cosa che mi ha colpito è lo scatto. Lo scatto è uno scatto che sembra avere una leggerissima latenza. Funziona tutto bene, però l'idea, l'impressione, maneggiando fotocamere anche, insomma, un po' più costose, sembra quasi che il suono ci dia la risposta di una macchina a posto, ma che ne manca qualcosa per essere perfettamente, diciamo, oliata nel suo meccanismo.
Tutta questa però è una sensazione semplicemente acustica, perché poi nella realtà la macchina funziona benissimo e se ne trovate un esemplare in buone condizioni non lasciatevelo sfuggire. Rispetto alla Mark II che abbiamo qua, senza, ripeto, lasciamo fuori un po' la Mark III che costa leggermente di più. Rispetto alla Mark II, decisamente oggi come oggi vi spingerei ad acquistare una 6D, perché ha dei vantaggi innegabili. Innanzitutto osserviamole un pochettino. Dal punto di vista delle dimensioni, la 6D è leggermente più piccola, non molto, però è quel tanto che la rende un pochettino più maneggevole e anche un pochettino più leggera. Stiamo parlando di poche cose, però poi alla fine di una giornata o nello zaino insieme ad altri obiettivi anche il peso si fa sentire. Condividono le stesse batterie, per cui se avete una 5D, se avete, sapete che con l'LP6 ormai ci fate un po' di tutto, e fino alla 5DSR continuano ad essere queste qua. Ho con me anche il battery pack, perché comunque sappiamo che, per esempio, un punto dolente di questa camera è la raffica. Ora, per noi amanti del paesaggio e delle foto, diciamo, un pochettino più ponderate e meditate, sappiamo che non è affatto un problema. Può diventarlo nel momento in cui decidiamo di fare un po' di caccia fotografica e montiamo un teleobiettivo. Anche l'autofocus non è esente da critiche, nel senso che ha due anime. La parte centrale, lo spot centrale, è un autofocus reattivo, capace anche di vedere nell'ombra meglio della 5D Mark II, di sicuro. Però è un po' povero, rispetto a quelle che sono le concorrenti dirette, la Nikon D600 per esempio, in quanto a punti F, in quanto a reattività. Il battery pack ci dà un po' una mano, però non è che faccia miracoli, e quindi la raffica è povera, l'autofocus va bene se andiamo a centrare appunto la croce, quella centrale, però lascia un po' a desiderare dalle altre parti. Rispetto per esempio alla 5D Mark II, l'ISO, qua siamo ben avanti, perché non dimentichiamo che il tempo che intercorre fra un modello e l'altro, la tecnologia fa passi da giganti, e quindi, come vi dicevo, è molto più simile anche come chassis, anche come configurazione, molto più simile alla 5D Mark III che alla 2. La 2 è ancora una reflex, come potevamo pensare a certe reflex analogiche solide, robuste, che danno questa sensazione di robustezza, anche lo scatto e un clack in due tempi che si fa sentire. Qui invece già si sente che ci sono materiali molto più leggeri, quello che vi dicevo prima, materiali che cominciano a rappresentare un'ergonomia che è la ricerca e lo sviluppo delle fotocamere che verranno dopo la 6D. I file sono belli, il JPEG è un JPEG molto pronto, a me piace, mi è piaciuto davvero. In questo non troverete differenze rispetto alla Mark III, con la Mark II sì, perché senz'altro è andato avanti, è un po' più pronto, e anche forse come latitudine c'è un guadagno di un terzo, due terzi di stop, mettiamola così, sul grigio medio. Gli ISO, vi dicevo, senz'altro rappresentano un bel passo avanti rispetto alla Mark II, qui arriviamo fino a 102 rotti 1000 ISO. Questa si ferma a 6400, che con l'H1 e l'H2 diventano 12-25.000, eccetera. Non che si possa fotografare, diciamo, sempre e convenientemente con questa sensibilità, però è vero che in questa fotocamera, nella 6D, riusciamo a mantenere anche un certo dettaglio, per esempio nei cieli stellati, cosa che purtroppo qui non ci fermiamo un po' prima, si ferma qualche passo prima. E anche il display posteriore è molto bello, è decisamente più bello di quello della Mark II, più luminoso, mette più a fuoco, si riesce a vedere meglio la fotografia che abbiamo appena scattato. E poi diciamocelo, un mirino che è senza dubbio più bello della Mark II, più luminoso, lo vediamo ben definito ai contorni, sembra che ci sia un po' più spazio fra l'occhio e il quadro che ci viene proposto. In altre parole, è una di quelle macchine che invita a fotografare. A me piacciono molto, anche qui un notevole passo avanti,
perché si vede meglio, riusciamo a traguardare meglio quando andiamo ad ingrandire. È una cosa importante, soprattutto quando lo facciamo con degli obiettivi manuali e vogliamo essere certi, di aver colto il fuoco nel punto esatto dove lo vogliamo mettere, oppure quando le condizioni di luce sono scarse e stiamo magari fotografando di notte, ci viene in aiuto. Sui notturni è molto valida questa fotocamera. Il menu di questa macchina, come vi dicevo, l'ergonomia è simile, a moltissime Canon. Il menu è quello Canon, né più né meno. Troverete chi viene da una 5D si trova a casa, chi viene da una serie a due cifre si trova lo stesso a casa. È molto intuitivo ed è uno di quei menu, per così dire, esteso, cioè tante voci che io seleziono con dei sottomenu semplici e intuibili, piuttosto che avere molti menu verticali che mi impongono di scorrere, scorrere e poi entrare. Questa, per esempio, è una caratteristica che mi piace. Piccole differenze, dicevamo, sulla Mark III, tra questa e la Mark III, ma anche con la Mark II, è per esempio che è un po' meno personalizzabile, ma qui torniamo a quel discorso che Canon ha cercato, insomma, di differenziare i due modelli, perché altrimenti, lo capite, con 2000 euro, che mi pare fosse un po' il prezzo di lancio della camera, avremmo avuto la stessa fotocamera, cioè la Mark III, che costa decisamente di più. Quindi è una scelta che è stata fatta dal marketing. Il comparto video, come sapete, io lo utilizzo davvero poco perché faccio un altro tipo di uso delle macchine fotografiche. Anche qui c'è stata una scelta di Canon di limitarlo un pochettino rispetto a queste qua. Mark II, Mark III sono dei veri gioielli da quel punto di vista. Però sulla 6D abbiamo in compenso che possiamo lavorare la parte cine, la parte video, in maniera manuale. Quindi questa è una cosa interessante, sebbene poi ci siano anche lì un collo di bottiglia nell'output, nella scelta del file. Quindi, per concludere e, diciamo così, trarre una sintesi nel confronto, i prezzi più o meno si equivalgono, ma se trovate una 6D, io vi suggerirei di provare questa fotocamera, perché è un passo avanti, anche due passi avanti rispetto a questa. Se avete anche quei 200-300 euro in più da mettere sul piatto, allora le lasciamo da parte e andate con una Mark III, una 5D Mark III, che senza dubbio è una 6D evoluta, più completa e anche un pochettino più professionale. Però, ve lo dico sempre, se non vi interessano quelle caratteristiche, risparmiate i soldi per un obiettivo e avete una macchina fotografica eccellente. Vi ringrazio, vi invito a seguirmi ai prossimi video di PhotoArt. Ciao!